Nella box del Livertarlo di oggi vi presentiamo il nostro calamaro ripieno ai carciofi. La riuscita del piatto non vi basterà che aprire il sacchetto, stando attenti solo a una cosa, non rompere la carta forno che è già dentro. Quindi apriamo il sacchetto in tutti i lati e facciamo scivolare la carta forno in una teglia. Preriscaldiamo il nostro forno a 180 gradi, mettiamo un filo di olio sul nostro calamaro e inforniamo per 6 minuti. Nel frattempo non ci resta che scaldare quest'ultima salsa in questo modo. Accendiamo il fuoco molto basso e allunghiamo con un pochino di acqua, all'incirca mezzo bicchiere di acqua, e la facciamo scaldare a fuoco basso. Nel tempo che il calamaro si sta scaldando, procediamo scaldando la crema di carciofi. La mettiamo in un piatto. Io adesso la sto mettendo in un piatto, voi potete anche scaldarla in padella come preferite. Ricordatevi sempre, quando scaldate le cose al microonde, un velo di pellicola, così che non si rovinerà la cremosità della crema. Andiamo. Mettiamo la nostra crema di carciofi. Basteranno 30-40 secondi per essere calda. La crema l'abbiamo riscaldata. Il nostro calamaro è pronto. Possiamo procedere a impiattare. Tutte e tre le preparazioni calde, possiamo procedere a impiattare. Prendiamo la nostra crema di carciofi, la mettiamo in un lato e con un cucchiaio la disponiamo in questo modo. Prendiamo le nostre rotelline di calamaro e in ultimo mettiamo la nostra salsa di odori in questo modo. E il piatto è pronto.